Su Arte per te oggi si pensa ai regali. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, come avete visto, anche sul canale Ombretta sto trattando dei regali. Siete iscritti sul mio canale Ombretta, il canale di lifestyle, dove si parla della vita di tutti i giorni e delle sue varie sfaccettature? Non sei iscritto su Ombretta? Allora aspetta, stoppa questo video, clicca qui e vai subito sul mio secondo canale, premi su iscriviti e sarai aggiornato anche su altri contenuti che non sono inerenti all'arte, ma che spero possano interessarti lo stesso. Sarà un modo più bello per conoscerci ancora di più. Bene, adesso torna qui dove vedi il faccione con la camicia a quadretti, sotto un bellissimo albero appena addobbato di cui vado estremamente fiera e incominciamo a parlare dei regali per i creativi. Se starete furbi e vi piaceranno i miei suggerimenti, vi consiglio di condividere questo video su tutte le bacheche dei vostri amici e dei vostri partner, in modo che qualcosa di bello possano trarre da questo video per regalarlo a voi. Allora, i regali che vi consiglio quali sono? Se dovete fare un regalo a una persona che ama il disegno e la creatività, questi sono i miei suggerimenti. In pole position, senza dubbio, bisogna partire dalla A, quindi dalle matite da disegno. Un bel set per disegnare in bianco e nero, con tutte le matite di gamma, dall'HB alla 11B, con la gomma pane, un bel temperino, dei gessetti, dei carboncini, degli sfumini, è un regalo bellissimo. Ce ne sono di diversificate marche, quelle che preferisco io. Non è un video brandizzato, non mi hanno pagato per dire questa cosa, non ho ricevuto queste cose in omaggio da loro per farvele dare, quindi non ve le posso mostrare, vi metto delle foto tratte da internet, sono quelli che uso io. Allora, come matite io preferisco sicuramente le Dervent in pole position, sono le mie preferite, hanno delle come matite di grafite, hanno delle bellissime delle bellissime mine e sono stupende. La più bella, la matita 2B pura grafite, è un matitone fatto in pura grafite che fa perdere la testa a qualunque disegnatore. Secondo regalo, andiamo per ordine, una bellissima confezione di matite colorate. Qui potete proprio sbizzarrirvi perché matite di altissima qualità a costi veramente bassi ce ne sono tantissime. Io vi consiglio sempre di comprare matite acquerellabili in modo che chi le riceve possa usarle sia come matite a secco che acquerellate. Tra le mie preferite trovate sicuramente le Stabilo e sono le matite che io ho usato per tutta la mia formazione accademica, con cui mi sono trovata benissimo e che vedete sempre su Arte per te. Il fatto che poi da qualche tempo collabori anche con la Stabilo nel farvi vedere i prodotti non c'entra nulla, perché è proprio così che mi hanno conosciuta. Parlavo bene di quelle matite e allora mi hanno contattata, è andata un po' alla rovescia. E allora, le mie matite preferite sicuramente le Stabilo, ce ne sono, le trovate anche nei supermercati e spenderete pochissimo, quindi se la mamma ha questo piacere, il piacere ancora di disegnare, se vostra figlia ha il piacere ancora di disegnare, è una matita veramente versatile e low cost. Poi ci sono anche delle matite un pochettino più professionali, tra tutte le mie preferite, lo sapete già, sono le Prismacolor. Le Prismacolor sono delle matite molto particolari che hanno bisogno un pochettino più di mano per essere per farle performare bene, con i relativi blender arrivano ad avere delle performance veramente eccellenti. Le trovate su Amazon, le trovate facilmente, bisogna pensarci subito perché sennò non vi arrivano in tempo per Natale. Se la persona a cui volete fare un regalo disegna o dipinge, regalate dei blocchi per disegno o per pittura. Ve ne ho fatti vedere veramente tantissimi sul canale. Io utilizzo i Fabriano, come voi ben sapete, e della Fabriano ce ne sono per tutti
tutte le tecniche, scegliete quella più adatta alla persona che, a cui volete regalare. Ai giovanissimi io andrei su dei blocchi per manga, per disegno tipo cartoon, alle persone che dipingono fate provare la carta per colori ad olio o per colori acrilici, sono delle texture particolarissime che magari chi dipinge, essendo abitudinario, non prova, ma facendo questo tipo di dono potrete fare scoprire alle persone che bazzicano una tecnica nuove frontiere di quella tecnica stessa. Vedrete come una carta, che molto spesso viene sacrificata alla tecnica, può aiutare chi lavora, voi lo sapete che secondo me il supporto è la cosa fondamentale, può far avanzare nella tecnica chi la pratica. Quindi regalare dei blocchi belli a chi è un disegnatore, chi è un pittore, può essere soltanto uno sprone ad incentivare quella arte. E soprattutto state tranquilli, perché sono cose che chi disegna e chi dipinge sacrifica sempre, sono l'ultima cosa che compra, perché magari avrà sempre il pennello da comprare, magari avrà sempre il tubetto da comprare, e la carta la lascia per ultima pensando che si possa dipingere su qualsiasi supporto. In realtà noi sappiamo, perché l'ho spiegato in lungo e largo, che non è così. Quindi una bella carta è sempre un bellissimo regalo. Come un bellissimo regalo è una valigetta relativa a una tecnica pittorica. Ce ne sono per tutti i gusti, valigetta o cofanetti. Ce ne sono per tutti i gusti, dai cofanetti di acquerelli, vi ho fatto vedere quelli bellissimi della Ferrari su Arte per Te, a quelli più moderni della Pentel, ai classici della Winsor & Newton. Ce ne sono veramente tantissimi e per tutti i gusti. Scegliete quello che ritenete opportuno. Un cadeau bellissimo è il set da passeggio della Ferrari, un cofanetto piccolissimo con una selezione di acquerelli ristretta ma essenziale, e comunque colori che combinabili danno tutta la gamma per dipingere all'aperto in grande agevolezza vista la piccolezza del cofanetto. Oppure le classiche valigette piene di acrilici o piene di olio. La Ferrari fa confezioni bellissime, vi parlo di queste perché sono quelle che ho potuto vedere dal vivo, ma ce ne sono di tutte le marche, io di quelle della Ferrari conosco anche la qualità. Bellissima è la valigetta da acquerello Tintoretto, come bellissima è la 1919, è la selezione di oli 1919 della Ferrari, per grandi intenditori. Un'altra cosa che chi fa del fai da te non compra mai, su cui non investe, è una buona pistola a caldo. Anche io che ho fatto della creatività il mio mestiere non ho una buona pistola a caldo, perché c'è sempre qualcos'altro da comprare prima, quando in realtà una buona pistola a caldo accelera tantissimo il lavoro del creativo. Quindi un'idea regalo insolita ma nello stesso tempo creativa e bellissima è una buonissima pistola a caldo. Ce ne sono alcune che costano anche 60 euro, ma chi la compra una pistola a caldo da 60 euro se non ce la regalano? Accessori per la pittura, sì, regalate pennelli, ragazzi, ce ne sono di ogni forgia, di ogni linea, per ogni tasca. Ci sono linee economiche, ci sono linee pregiatissime, ci sono pennelli per ogni tecnica pittorica. Ve ne ho presentati tantissimi su Arte per Te, tra i più belli che vi ho fatto vedere sicuramente quelli della Tintoretto. Vi metto nel box informazioni tutte le recensioni di tutte le linee che ho recensito, in modo che possiate scegliere quelli più adatti alla persona a cui volete regalarli. Ma ci sono anche i pennelli di nuova generazione, come per esempio gli Aqua Brush della Pentel, pennelli con serbatoio ad acqua che possono essere usati en plein air andando in giro o anche sul piano da lavoro, riempiti con una china e fatti funzionare a seconda della tecnica che vogliamo usare. Sono tutti accessori molto importanti da avere e di cui non se ne hanno mai troppi, quindi anche se doveste regalare un pennello che una persona già, e comunque sarà comunque un regalo gradito, perché più pennelli si hanno meglio è.
Per chi dipinge, il regalo dei regali è sempre il cavalletto. Ricordatelo sempre, un bellissimo cavalletto rende l'uomo pittore. Eh sì, se avete una persona accanto che ama dipingere e disegnare, regalare un cavalletto esalterà questa dote. Si sentirà importante, si sentirà supportato nel portare avanti questo suo hobby o questo suo talento. Quindi regalare un cavalletto è avvalorare un po' il lavoro di chi fa il creativo. Cavalletti belli ce ne sono tantissimi in giro, veramente veramente tanti. Date un'occhiata su internet o andate in tutti i negozi di belle arti che di solito ne tengono di tutte le forge. Un cavalletto molto bello da avere è il cavalletto da tavolo, non occupa molto spazio, ma nello stesso tempo consente di tenere in alto tele abbastanza grandi. Quindi è un giusto compromesso tra un cavalletto da studio a tre piedi o addirittura a basamento ampio che occupa molto spazio e il non avere nulla. Pensate al cavalletto da tavolo che è un'ottima soluzione. Un bel libro di tecniche pittoriche, ve ne ho recensiti veramente tantissimi su Arte per Te, basta che andate su recensioni libri, ne trovate veramente tanti. Tra tutti, quello che mi sento in assoluto di consigliarvi, perché sblocca un po' quella che è l'idea del disegno e della creatività, è disegnare con la parte destra del cervello. Ve l'ho recensito, vi metto il libro qui dove c'è lei col pallino, è un libro bellissimo, sarà un regalo apprezzatissimo se la persona a cui lo fate è una creativa. Regalo molto bello per Natale è sicuramente un accessorio elettrico per la creatività, come può essere ad esempio una Big Shot, fustellatrici automatiche, quelle che permettono un'accelerazione del lavoro. Se la persona a cui dovete fare un regalo possiede già una Big Shot, il mondo è vostro. Potete regalarle qualunque accessorio, fustelle, fogli per embossing, tappetini, qualunque cosa, basta andare su siti specialistici e troverete veramente qualunque cosa. Uno dei siti in cui troverete tutto per lo scrapbooking è sicuramente Creabello. Vi lascio il link qua sotto, è un sito molto bello e molto affidabile con cui Arte per Te ha collaborato quest'anno e per il quale voi avete un codice sconto dell'acquisto della Big Shot Express, quella col tastino. L'ultimo modello che costa già poco di suo su questo sito e su quel prezzo col codice sconto che vi allego qua sotto potrete avere un ulteriore sconto. Per tutti gli altri accessori invece non c'è sconto perché, ripeto, questo non è un video in collaborazione, quindi non è un video fatto ad hoc per promuovere marche, sono idee che vi sto dando e che vi ho comunque dato nel corso dell'anno su Arte per Te. Un altro bel regalo per chi fa creatività è una valigetta portattrezzi vuota, proprio una valigetta come quella degli idraulici per intenderci. Queste sono comodissime per conservare all'interno tutti i materiali della pittura. Io ho addirittura la valigetta con il trolley all'interno del quale ho messo tutto il mio reparto pittura d'olio, tubetti, solventi, pennelli nelle vaschette lunghe, tutto là dentro. È un modo molto comodo per conservare i propri materiali e soprattutto per trasportarli all'esterno qualora ci venisse voglia di pitturare al di fuori delle mura domestiche. Pensateci, non è un regalo da poco, una valigetta fatta bene costa anche 70 euro, quindi è un bel regalo da fare e molto spesso inaspettato per chi fa della creatività. Spiegherete voi come l'avete pensato e quindi è un regalo creativo per una creativa. Ultimo regalo che vi suggerisco è un libro antico. Per gli amanti della creatività, del restauro, delle belle arti, della pittura, cercare una prima edizione che parli di una tecnica di arte è il massimo. Ci sono i manuali Oepli che sono spettacolari. I manuali Oepli antichi sono qualcosa di meraviglioso, sia in termini di contenuti che in termini di forma. E sono veramente belli.
di avere una prima edizione di pittura, della pittura d'olio, una prima edizione delle tecniche di doratura, o se non è una prima edizione, comunque un'edizione antica di questi libri, dà dignità a tutta la nostra libreria artistica. Quindi pensate anche a un regalo vintage, ma sempre con argomento creativo, per la persona che amate e che bazzica appunto il mondo dell'arte. Tutti questi regali che vi ho suggerito sono anche ottimi regali per voi che mi state guardando e che seguite Arte per Te. Se volete farvi regalare qualcosa di quello che vi ho suggerito, basta appunto condividere il video sulla pagina della persona da cui le volete regalato qualcosa e dire: vai al minuto X che c'è un messaggio per te. Io spero che riceviate tantissimi bei regali. Bene ragazzi, non mi rimane che augurarvi il più splendido, gioioso e giocoso dei Natali. Spero che sotto l'albero troviate soprattutto tanta serenità e tanta felicità. E se il video vi è piaciuto, a me regalatevi un pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Iscrivetevi anche ai miei altri due canali, Ombretta come vi ho detto all'inizio e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina. E noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Buona preparazione al Natale a tutti e buoni acquisti. Ciao!